Non ho neanche letto, sono un coglione. Comunque vabbè. Perché perdi vita? Yusuf? Yusuf, you staying out of trouble, man? You better believe it, bro. Totally guilt-free. It's business, business, business with me. Yeah, why does that make me think you're about to ask me to do some dumb shit? What do you take me for? I'm a giver, not a taker. I don't need anything from you. I want to make a gift of my car to you. It's a machine, but no, what you have done for me recently is more special. Thanks a lot, bro. You didn't need to do that, though. No, I did. Yeah, a little bit of fun for you in the glove compartment. I think you will enjoy it. All right, man. I'll check that out. Johan, thank you again. Già ho curato la macchina della gara. Adesso posso anche curare la macchina. Anzi, inculare con permesso la macchina Yusuf. Quindi andiamocela a prendere. E del resto, ciao a tutti ragazzi. Sono Adri. Bentornati sul mio canale. Penultima missione di GTA 4. The Ballad of Gay Tony. Party is over. E nel mezzo di questo momento dove non c'è alcuna missione da fare, andiamo a prendere il gioiello, per cui Amir Yusuf ci ha chiamato. Ah, però c'è Tony. Fuck. Luke, have you heard? That our lives are falling apart? No. Yes. No, sort of. The city's closed down the clubs. No. Serious? Motherfuckers. All this fucking bullshit and we forgot to pay off the Citadel. Shit, D. Maybe this is a good thing. At least we can concentrate on getting off every gangster's hit list. We better do it quick. There's no more money coming in. It's only gonna get worse for us. Fuck me, I need some blow. Ok. Ci speravo. Sono contromano, quanto mi dispiace. A volte però è necessario. Però ho 97.000 dollari, che non è male. Affatto. Bulgarin. Listen, man, I told you. I didn't know shit about who owned them diamonds. Then maybe you should have asked. Instead, you ran around the city making a fool of me. You and your faggot boss will be killed for this. I will do everything in my power. Shit. To... I think the signal's dropping, man. Later, bro. Appeso lì. Grande. Allora, io faccio una cosa. Salvo, che intanto viene anche giorno. E vediamo se Rocco ci chiama, perché la missione è per lui, ragazzi. Ma sapete che verso il finale c'è tutto questo rush di chiamate, cose varie, regali. L'abbiamo visto anche nelle altre storie, ormai è prassi, anche in GTA 5 succede. Two very boring minutes later. Oh, finalmente. Luis Lopez. What could you possibly have to say that I'd want to hear, Rock? Time to face the facts, Jack. Frankly, you're fucked. There's a rich Russian frankly with the old man about you. Come quello di GTA 5. FYI, they ain't talking about handing you a special commendation. Well, what the fuck are me and Tone supposed to do about that? Let's leave the homo out of this for a minute. Meet me and Uncle Vincenzo in the public toilets in Middle Park. We gotta talk in person. Ok, ci siamo, finalmente, con Rocco. Party is over, e dal nome dovrebbe essere una missione molto, come direbbero a Roma, che odio sto termine, però in questo caso è molto appropriato. Va bene, scavalchiamo. Rocco Pelosi, Rocco Depilati. Rocco Pelosi, Rocco Depilati. Rocco Calvi. Che battuta di merda. Cioè, bello è che me le faccio e me le ride, e questo è il problema. Anche Yusuf. Luis, hello my friend. Did you like the car? Did you like the other gift? Other gift? Fuck me, bro. Solid gold. All is the best for you, Luis. It makes a statement, doesn't it? Shit, it sure does. Thanks a lot, Yusuf. Lui è un po' il Bernie Crane dello spin-off. See you soon, my friend. Prendiamoci l'ultimo panino di questo GTA 4. Il primo lo prendiamo dopo la missione 1
della storia principale. Thanks, man. Ce l'hai un panino, signora? Hi, it's my real pleasure to serve you. Oh, bene. Enjoy your meal fast. Magari invece che darmi un panino potresti anche darmi qualcos'altro. Ah, arachidi, non panino. Non ho neanche letto, sono un coglione. Comunque vabbè. Perché perdi vita? Vabbè. Pazienza, party's over. That's what I told him. That shit would never have happened back in the day. What's up, ladies? Still living the high life, I see. Fuck you. What you doing here, cruising? Very funny. You know, Mr. Ancelotti still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, and those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Again, fair enough. Whatever, it don't matter, right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body, all right? So basically, it's you or Tony. One of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you in the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony, you get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is gonna send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. You're way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser hanging out with children living a fantasy life. I ain't killing Tony. Però non ha paura di nulla. Maybe about to kill you two fucks, though. Then you're a dead man. You and your family and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you. Think about it. I'll be in touch. Allora, vi spoilerò che Rocco non lo ammazzeremo perché sarà presente, molto presente anche in GTA 5, quindi non passerà sotto la mitragliatrice nostra, però possiamo fare qualcosa per il club di Tony. Ok, usciamo di qui. E qua mi sa che è guerriglia agguerrita. Mi sa tanto che lo sarà. Questa è la mitragliatrice di Yusuf. Yes. Tranquillo, non faccio nulla. Era solo per vedere. Se fosse quella ci prendiamo un bel taxi a sto punto. Cameras everywhere. Watch it. Perfetto, non ci sono più taxi. Vediamo se riesco a correre dietro a quello, ma credo di sì. Fammi salire, grazie. Dai, non dovrebbe essere costato tanto. Pronostico sui 20. Ma mi piace fare il fantataxi. Pronostico i prezzi del taxi su GTA. Che hobby del cazzo. Però mi diverte. Dovrei pronosticare ma i tempi di caricamento. Mamma mia, oh. Che calvario, che supplizio. Allora? This is natural selection at work, yo. End of the line. Cosa? No, raga, cioè, il taxi ha sfondato la porta e devo rifare tutto da capo. No, vabbè, dai, ma che scherzo è? Ma che tassista di merda. Allora faccio così. Mi faccio lasciare qui. Così voglio vedere. Poi il gioco dice: ha interrotto l'incontro. Cioè, come se fosse colpa mia, no? Perché? Perché? Cioè, delle volte mi scarica in punti in cui dovrei tipo farmi mezzo chilometro a piedi. Qua entra dentro il club col taxi, mi pare giusto. Non mi ammazzare. Bravo. Let's drive it away. This is not here we are. Perfetto. Grazie, yo. C'è Dessi.
coglione di tassista. Mi sa che c'è un po' di casino dentro, anche perché, a sentire da quel che diceva Alessi... Tony! Tony! Ce lo vedo. Oh! There he is! Thank God you got here, Luis! These fucking guys! I talked to them! Tell them we can figure it out! It ain't that simple, Tony. Sure it is! We got money coming! We can expand, refurb, rebrand! I'm an earner, I'm a survivor! I've been in this game since 1987! Ouch! The terrible irony. You better tell him. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man, these fucking guys, you never should have brought them in, man. Now somebody's got it. You know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality, it's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Do it. Sorry. I'm sorry, man. After all we've been through, Lou! I'm sorry, T. You was family, man. But it's either you or all of us. The Russians are coming, man! We don't got time for this gay shit! Fucking pop them already! Ammazza quell'altro! Lo sapevo! You fucking moron! Hey, I had second thoughts, man. You fucking killed yourself just then. There's Russians, fucking everyone, they're coming after you. The old man, you're fucking dead. The both of you, they're coming any second and they're expecting corpses. We better not disappoint them. Ah, keep your head, Lou. He's a main guy. Fuck him. All right, get out of here, Rocco. It's for the old man and that's it. You're a dead man, Taco. Get out of my club, you fucking mook. You sure that was smart? You sure not shooting me was smart? I don't think so. All right. If we're gonna operate, we're gonna need some goodwill here. What now? Buona volontà. Adesso arriveranno tutti dentro. Doesn't stop, does it? Prevedo diversi cazzi in culo adesso, sapete? Vado a prendere le scale, sapete? Non è una buona idea, però funziona. Viene nessuno? Ok. Buono. Ok. Fuck this! You are in the surrounded way! You know what you're fucking with now! Chi è il prossimo che sale? Un'altra bomba, va. Non ha funzionato. Però li ha spostati, il che non è male. Senza mira automatica. Oh. C'è kit. Oh. Non male l'ho visto con la coda dell'occhio prima. Ah, ne ha ammazzato uno solo, che palle. Dai, uno e mezzo. I can't wait here forever.
Dai, ce n'è più tre, dai. Non sono finiti. I russi sanno sparare, si è visto con Nico, va. Appena ne rimangono tre arriva sempre un nuovo carico. Appunto. Poi non ridiamo e scherziamo, ma sono rimasto con veramente poca vita. Non c'è più un kit. Pure un altro. Testa. Come ti permetti? Non mi avrai mai da lì, brutto coglione. Lay low, boss. This ain't his fight. Merda, sono stato un coglione a nascondermi lì. Telefono? Altri uomini. No. No. Dimmi che c'è il kit qui. Non c'è il kit. Aiuto. Che dobbiamo cercare il kit per forza. No, sono fottuto malissimo. Cioè, di solito nei bagni sta. Shit, shit, shit. Can you get rid of these badly dressed pricks? Un attimo, fammi provare il kit, ma non c'è. I'll be no good to you out there. Come on. Son of a bitch, we have you now! Shit, Lou, I'm not built to handle these fucks! For you. I can't go out there! Get rid of Ma nemmeno io, sai! Please get out there! Cover yourself! No! Fallirò la missione, sai? Spostati, spostati. Ok, morirà. Non è morto? Datemi un kit medico, per favore. Datemi un kit medico, vi supplico. È l'ultimo. Non me ne chiedo più.
everywhere you clean we are. Ma we are un cazzo. Non c'è mezzo kit medico. Poi c'è tutta la gente che ha ammazzato, nessuno c'ha un giubbotto. Cioè, mi andrebbe bene anche quello, eh. Sparito tutto e tutti. Rimasto senza roba, senza bombe. Dimmi qua nello studio, per favore. Sì! Bene, andiamo a fare guerriglia. A posto. Yo, boss, I think we're clear out here. Come out. You had to kill me, Lou. You fucking kill me. Tony, man, what the fuck? We got through it. L'ho rischiata tantissimo, ragazzi. L'ho rischiata tantissimo. The guys who wanted us dead are still out there. I'm done. I'm packing up and I'm leaving town. I'm heading to a spa town in the desert. It's been nice knowing you. Don't be stupid, T. T, please, don't be stupid. I'll just come find you. Shit. E il Masonette è salvo. 70%. Beh, colpi la testa, ragazzi. Perdonatemi, ma non era veramente il caso di pensare a quelli. Rimane Tony per l'ultima missione. Io per questa intanto vi ringrazio. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. E ci vediamo per la 26esima Departure Time. Tempo di andarsene. Grazie. Dadi, bacione, alla prossima.